È arrivato il film più atteso dell'anno. Vorrei quasi dire il video più atteso dell'anno, ma non avanzo certe pretese. Sono convinta però che tantissimi di voi, proprio oggi, 15 dicembre, quando sto girando questo video, sono già stati al cinema a vedere Spider-Man No Way Home, terzo film da solista di Tom Holland nei panni di Spider-Man, diretto anche questa volta da John Watts, che lo accompagna dall'inizio, sia da Spider-Man Homecoming, l'ha seguito nel secondo capitolo Spider-Man Far From Home, e che quindi con No Way Home va non a chiudere una trilogia, perché sappiamo bene che è già stato rinnovato un contratto per un quarto film dedicato proprio all'amichevole Spider-Man di quartiere, interpretato dall'attore britannico, perché non so se molti di voi lo sanno, ma in verità Tom Holland, nonostante il suo accento newyorkese, in verità è di origine britannica. È stato perciò confermato per un quarto capitolo, ma adesso tutta la nostra attenzione è concentrata su questo nuovo cinecomic. Attenzione che negli ultimi mesi è cresciuta in maniera spropositata per le tante voci e tanti rumors che sono vorticati proprio attorno alla pellicola. Non vi preoccupate però, perché nel video non si faranno spoiler, ci sarà poi modo e maniera per poter approfondire in questo senso Spider-Man No Way Home, quindi potete stare tranquilli, mettervi comodi e ascoltare quello che in verità è più un resoconto di un'esperienza, ossia quella di vedere in sala e di condividere in sala un film come Spider-Man No Way Home, piuttosto che addentrarci in un'analisi e in un approfondimento che, ripeto, arriverà a tempo debito. Arriverà a tempo debito perché, nonostante la malattia degli spoiler non deve essere contagiosa, deve comunque sapersi contenere, è anche giusto che lo spettatore possa godere della piena piacevolezza della scoperta. E quindi, intanto, l'unico avviso che vi faccio è quello di iscrivervi al canale, di accendere le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi contenuti e di poter godere di questo nostro video senza alcunissima paura. Per quale motivo un'esperienza? Proprio in virtù di questi rumors che sono vorticati, come dicevo, per molto tempo ormai attorno alla pellicola, che ricordiamo doveva in verità avere un'altra data di uscita, ma il caso vuole che esca anche in concomitanza con una serie TV che in qualche maniera, come Okai, va quasi in parallelo per determinati motivi che scoprirete proprio, sia chi ha visto la serie, sia per chi sta invece per andare a scoprire cosa accade all'interno di Spider-Man No Way Home, ma che in qualche maniera supera se stesso, la Marvel supera proprio il concetto stesso di film per addentrarsi in un universo, e attenzione, in questo caso parliamo di multiversi, un concetto che anche la serialità ha iniziato ad esplorare, che sicuramente con il seguito di Doctor Strange, anzi lo sappiamo per sicuro, andrà completamente a stravolgere ancora di più, ancora maggiormente la visione di questo universo come lo abbiamo conosciuto all'interno della Marvel. E quindi un film che incanala al proprio interno il concetto stesso di cinema delle attrazioni. In quale senso? Non voglio tornare necessariamente a Méliès, però se noi guardiamo a che cosa significa Spider-Man No Way Home, è facilissimo rapportarci a quel tipo di cinema e a un'esperienza molto simile che sono stati, per l'appunto, guardate caso, proprio l'uscita di Avengers Infinity War e Avengers Endgame. Molto spesso nel corso degli anni ho sentito racconti di persone che non avevano visto nemmeno magari un Avengers, non erano particolarmente appassionati di film supereroi, che non avevano nemmeno magari seguito in maniera cronologica o con attenzione le varie pellicole che sono uscite dal 2008 con l'arrivo di Iron Man nei cinema, fino per l'appunto al compimento di questa fase 3 che giungeva al termine con lo schiocco di Thanos. Eppure tantissime persone sono andate al cinema, hanno voluto volontariamente, hanno desiderato far parte di un evento collettivo, proprio come forse accadrà, e sarebbe anche giusto, sarebbe anche comprensibile, potrebbe accadere con Spider-Man No Way Home.
C'è stata un'anteprima in cui abbiamo potuto vedere per esempio i primi 40 minuti di Spider-Man, si vociferava addirittura che la stampa non potesse andare oltre i 40 minuti né in Italia ma nemmeno in America, proprio per la paura dello spoiler, per la paura di rovinare quella che è davvero una grandissima concentrazione da parte sia degli addetti ai lavori che da parte del pubblico, ma del pubblico e dei fan in particolare, e che ci ha però concesso con l'ologramma di Tom Holland di poter parlare del nuovo film dopo per appunto queste sequenze iniziali del cinecomic, dove Tom Holland con finalmente il suo aplomb senza riuscire a farci uscire da bocca niente di sconveniente. Ricordiamo che ultimamente la bannata su Instagram per spoiler è stata invece Florence Pugh, ossia la Elena Belova di Black Widow, e ha parlato del suo Spider-Man come di un vero e proprio leader, ed è proprio ciò che avviene all'interno della pellicola, e se ci pensate è anche ciò che avviene fuori dalla pellicola. Tom Holland dice che il suo personaggio, nel corso della sua evoluzione, lui che lo interpreta da quando ha 18 anni, è sempre stato colui che seguiva gli altri. C'è una frase di Doctor Strange che dice: io a volte mi dimentico, sbaglio io perché non è colpa tua, sono io che ti vengo dietro, è colpa mia, tu sei soltanto un ragazzo, e a volte me lo dimentico, anche perché lui in quel momento comico che si vede anche nei materiali del film, quindi niente spoiler, si vede questo rapporto un po' amichevole ma anche conflittuale, un po' tra signore e giovane, e se a un certo punto dice che effettivamente loro hanno combattuto insieme fianco a fianco, nonostante il blip hanno salvato l'universo, a volte si dimentica che in verità Peter Parker è solamente un ragazzo, e che questo alla fine di Spider-Man No Way Home non è neanche più vero. Perché non è più vero? Perché quel ruolo da leader che Peter Parker, Spider-Man, deve conquistare arriva proprio nel corso delle 2 ore e 30 di film, che rappresenta una crescita per il personaggio. Ed è incredibile come nei piani della Marvel ci fosse questo percorso, come Homecoming parli di un ballo scolastico degli anni nel liceo di Peter Parker, che per l'appunto in questo film deve affrontare il suo ultimo anno, deve entrare all'università, deve iniziare a delineare il suo futuro, e come deve farlo nella vita vera, e la vita vera gli metterà in faccia, gli metterà di fronte i motivi, le conseguenze, i momenti, e proprio quel click che ti fa diventare adulto, che narrativamente è qualcosa di classico, di molto classico, ma che ti fa capire il salto dalla giovinezza all'età matura che dovrà compiere sia Peter Parker che per l'appunto Spider-Man, e allo stesso tempo questo avviene anche poi di conseguenza all'interno del film. Se nel secondo capitolo c'era un viaggio con la scuola, in questo Spider-Man No Way Home, la home, la casa in cui si deve rientrare, è quasi quella di se stessi, è una casa che sicuramente rappresenta quel multiverso di cui abbiamo parlato e di cui parlano Spider-Man con Doctor Strange, è sicuramente la strada che guida la Marvel, su cui fa percorrere i suoi spettatori, ma è anche la casa che Peter Parker dovrà raggiungere e che dovrà formare completamente da solo. La visione perciò è incredibile, nonostante determinati piccoli difetti di Spider-Man No Way Home, ma che passano totalmente in secondo piano quando si deve andare ad analizzare, quando si deve andare a constatare la grandezza di un film per quanto riguarda non il suo contenuto, ma ciò che riguarda l'esterno. C'è un perimetro che circoscrive un prodotto, un'opera, un film, e Spider-Man No Way Home esce completamente da questo perimetro. L'analisi più interessante che si può fare sulla pellicola è la sua fruizione, è il fatto di aver mandato in tilt i server di internet nel momento dell'apertura delle prevendite, è come diventi un fatto comunitario, cinematografico, è un grande regalo per i cinefili, e io sono convinta sia per i cinefili duri e puri, quindi magari non amanti dei fumetti, che amanti dei fumetti. È proprio un momento di collettività
di un'esperienza cinema, di un cinema delle attrazioni che ritorna alla sua origine, quindi come evento in sé, andare al cinema per vedere quel film, a prescindere da ciò che succederà, e a prescindere da ciò che succederà, io chiudo qui la nostra video recensione che, ripeto, spero proseguirà con gli adeguati spoiler nel corso dei prossimi video sul nostro canale di Film Is Now, ma adesso voglio sapere che cosa ne pensate voi. Ovviamente ne voglio sapere qui sotto nei nostri commenti. Se avete da spoilerare, essendo questo un video non spoiler, annunciatelo, quindi mi raccomando, fate in modo che la visione possa essere piacevole per gli altri, come spero è stata per voi che avete seguito anche questo video e che avete già visto Spider-Man No Way Home. Quindi mi raccomando, rispettosi, e avremo modo e luogo per poter parlare ancora di Spider-Man No Way Home in altri video e in altre occasioni. Io vi saluto e ci vediamo per il prossimo video. Ciao!